Torre Polisportiva a imporsi con un secco 2-0. Lo commentiamo subito con il libero della formazione Sveva. Che partita è stata questa finale? È stata una partita molto bella e molto combattuta. Ci abbiamo messo tutto l'impegno che avevamo di noi. E è stato molto bello perché è la terza partita che abbiamo messo di loro e quindi è stato un po' più non è la prima volta in quelle incredibili, la quinta edizione per Torre Polisportiva. Parliamo con l'allenatore, una nuova esperienza in quel di Assi. Non è nuova, però è stato bello giocare in un coro con Sveva, abbiamo giocato la finale del challenge l'anno scorso, ci abbiamo giocato in girone, sempre una bella società, una bella squadra contro cui confrontarsi e combattere. Quindi, sono contento che abbiamo vinto, ma sono contento per come è arrivato il risultato, perché oggi eravamo senza predatori stamattina e dalle 30 no, un po' più di febbre. Ringraziamo i genitori che ce l'hanno messo dai piedi e faccio i complimenti a questo gruppo, perché senza predatori torare, l'ho messo a fare il palleggiatore, non è facile vincere la semifinale, quindi bravo, faccio i complimenti perché mi meritate. Credo che Maurizio abbia toccato un aspetto molto importante di questi tornei, cioè il supporto non solo dello staff ma anche dei genitori che seguono e accompagnano e supportano le ragazze dello staff. Allora abbiamo lanciato un contest che era quello del miglior urlo visto. Mental.com.